come in un sogno, come in un ricordo surreale. L'Aquila ora è così, una cittadina sulla carta di più di 60.000 abitanti, tutti ormai trasferiti, per la maggior parte nella periferia adiacente. Tutte le attività adesso sono lì, tutte le persone sono in quelle case. Dentro il centro storico non vive ormai più quasi nessuno, non passeggia più nessuno. Che si passeggia a fare tra i brutti ricordi? Solo ponteggi e travature di rinforzo, dentro e fuori i palazzi. Essi sono spesso enormi scheletri che la ragione ci fa pensare fosse stato più economico buttar giù e ricostruire. Ogni segmento, ogni frammento di tutto questo metallo speciale ha un costo che fa venire le vertigini. Si immagina presto quanto possa costare questa messa in sicurezza. Il centro del capoluogo abruzzese è una città fantasma, le relazioni sociali sono andate in pezzi, il trauma collettivo continua. Moltissime persone sono a rischio depressione, hanno perso familiari e amici, non hanno più la loro casa, il cuore della loro città è ancora in rovina. Non trovano più luoghi dove incontrarsi e il loro tempo è dissestato, fuori sincrono. Tutto è sconnesso e la vita è divisa tra prima e dopo il sisma, senza nessuna progettualità. Impalcature ovunque, fuori dentro i palazzi, nella cosiddetta zona rossa. Ovunque strutture di rinforzo, in questi edifici dove, in questi portici dove ferveva la vita, adesso rimangono solo le immagini a tener desti i ricordi. Ovunque strutture di rinforzo, il legno, ma quando questo legno sarà fradicio, chi avrà più soldi per tenere in piedi un guscio vuoto? Chi passeggia ancora più in questo deserto? L'unica struttura solida sembra essere il castello, questo gigante che ha resistito al tempo e ci guarda dall'alto dei secoli con tutta la sua saggezza. Camminando sento risuonare i miei passi, un odore perpetuo di calcinacci, ogni tanto si sente il rumore dei camion che caricano e scaricano. Qualcuno ha scritto: anche di fronte alla più terribile distruzione, i fili che legano un uomo alla sua abitazione costituiscono una maglia così fitta e complessa che la peggiore lacerazione fisica può comunque venire medicata attraverso l'attivazione di una sensibilità emozionale e morale che ha il suo centro nella memoria. Con religioso silenzio osservo le strutture delle case che mi rimandano a un passato e ai miei ricordi di bambina quando passavamo in questa città. Quando da Roma si andava al mare. I giochi nei giardini, ora deserti, e ricordo le brioche in quella pasticceria che non c'è più e le passeggiate tra la gente. Un cuore pulsante l'Aquila, un cuore giovane. Oggi incontriamo le stesse persone in posti diversi, come in un paesino, la maggior parte della quale è formata da turisti della memoria, come oso chiamarli. Turisti in questo grande museo a cielo aperto, persone che bisbigliano i propri figli, una storia che sembra antica, un giorno qui la terra ha tremato. Ho una speranza, un sogno, che non siano solo i tecnici a parlare, o i politici, i geologi. Sogno che a parlare sia la gente, la stessa che un giorno è uscita, ma più tornerà, in quel luogo della memoria, chiamato casa.